Quotazioni record per il radicchio di Chioggia. Per colpa delle abbondanti precipitazioni, la croccante rosa da mangiare ha superato i 3 euro al chilo. Nello stesso periodo del 2012, il radicchio veniva battuto all'asta a soli 15 centesimi al chilo. Ora si punta a diversificare le colture. A Peseggia di Scorzè fino al 3 giugno è di scena la 44esima Festa dei Bisi. Oltre all'ottima cucina, ci sono anche tanti appuntamenti da non perdere, come la rassegna cinofila amatoriale di domenica pomeriggio o il divertente concerto dei Los Massadores, lunedì sera 27 maggio ad ingresso libero. Barriere antinomadi. Il sindaco di Vidor Albino Cordiali vieta l'ingresso alle roulotte nel parcheggio della zona industriale. Dopo 4 accampamenti nell'ultimo mese e mezzo con rifiuti a terra e sporcizia dappertutto, il primo cittadino ha perso la pazienza e ha chiuso il parcheggio con una catena. Torna in tutta la sua allegria la passeggiata del Pulcino, camminata per adulti e bambini in mezzo alla natura. L'appuntamento è per domenica 26 maggio, ore 9:15, al piazzale della chiesa di Ponzano Veneto. Il percorso di questa nona edizione sarà disseminato di simpatici incontri, sorprese e punti ristoro e tanti gadget per tutti. In 6 mesi i cani poliziotto della questura di Padova hanno recuperato quasi 1,5 chili di droga, eroina, marijuana, hashish, che gli spacciatori nascondono negli anfratti più impensabili della città, come i panetti sepolti sotto un albero in via Sarpi, ma il fiuto dei quattro zampe è infallibile. È stato liberato a Villa di Teolo il tasso ferito e soccorso dalla polizia provinciale lo scorso aprile a 2 Carrare. L'animale, completamente ristabilito, è uscito dalla gabbia salutato dai bambini delle scuole elementari, dai volontari della LIPU e dal sindaco di Teolo, Moreno Valdisolo.